prova d'autorità con ritmi di gioco voluti e gestiti nel migliore dei modi. La Siriga Savellino domina la scena e vince con la Deflex Pistoia prima della Coppa Italia. I Lupi superano i Toscani con il risultato di 101-71. Fesenco torna in rotazione ed è subito devastante nel pitturato tra attacco e difesa. Pistoia si tiene in scia nei primi minuti, ma il duo Rich Fesenco determina il più 6 all'ottavo, viatico per il primo allungo bianco-verde nella sfida. Sul finale di quarto Ndiaye inchioda il più 7 per i Lupi e in avvio di seconda frazione scrabbe una sentenza da oltre l'arco, 3 triple per il più 12 Avellino al quindicesimo. È corsa tranquilla per i Lupi che firmano il primo ventello di vantaggio già al 19esimo con la bomba di Leunen e superano quota 50 con il canestro di Wells. Le squadre tornano negli spogliatoi con il punteggio di 51-35. Sacripanti va di gestione delle risorse e Avellino non cala in attenzione e fluidità. È nuovo più 20 sulla tripla di Rich al 23esimo. Pistoia prova a non mollare anche con un antisportivo e un tecnico rimediati nel terzo periodo, ma Avellino è devastante nelle soluzioni offensive. La realizzazione di Dercole vale il 77-56 prima degli ultimi 10 minuti di gioco. Fittipaldo, Scrub e Ndiaye firmano i primi canestri dell'ultima frazione. Poi Wells decide di regalare spettacolo con due schiacciate che mettono in pericolo il ferro e il cristallo del Pala del Mauro. Sul finale spazio anche per Parlato e Sabatino. Il giovanissimo biancovirde firma la tripla del definitivo 101-71. Lupi primi con Venezia e Milano prima della Coppa Italia. Giovedì sarà quarto di finale contro Cremona a Firenze.